Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale e nel tutorial su come costruire un Bartop Arcade. Come vedete qua al mio fianco, il Bartop sta incominciando a prendere forma. Se vi ricordate, vi avevo anticipato che il cabinet doveva essere rivestito da una pellicola color carbonio. Ahimè, ho deciso di cambiare idea quando avevo già quasi finito. Il cabinet così scuro non mi piaceva, allora ho deciso di farlo giallo e blu, che sono i colori del Pac-Man, il primo gioco con cui io giocavo nei bar. In questa seconda puntata smonteremo il cabinato e gli daremo una mano di cementite. La cementite non è nient'altro che un fondo che serve per far aggrappare meglio la vernice. Come prima cosa però scarteggeremo la cementite per lasciare un fondo bello liscio, così per dare modo alla vernice di essere molto più omogenea, molto più bella alla vista. Ora che abbiamo scarteggiato il cabinato, non ci resta che verniciarlo. Prima però vi do un consiglio, fate come me, ho rivestito la zona, dove andremo a spruzzare.
Ora che abbiamo verniciato il cabinato e abbiamo aspettato per qualche ora che la vernice si secchi, siamo pronti per rimontarlo. Ovviamente dobbiamo lasciare da parte la sezione che riguarda il montaggio del joystick. Perché è una delle parti più facili del cabinato. Dovrete soltanto collegare i due fili, quello rosso e quello nero, a ogni tasto. Non c'è un sopra e sotto e un destra e sinistra. Potrete farlo a caso. E poi, come si dice, la presa va collegata alla basetta. Io avrò due basette, come vedrete nel filmato, perché ho due joystick. Ora vorrei fare una precisazione, visto che a suo tempo mi ero dimenticato di dirvelo. Vi dovreste procurare due punte per il legno, una da 30 e una da 24. La parte superiore va forata con i buchi da 30, che sono gli 8 bottoni e l'entrata del joystick. Invece, per fare questi buchi che vanno sotto, che sarebbero quello per i crediti e quello per far partire la partita, ci vuole una punta da 24. With iron and steel.
friends alone. Thank you.
Thank you.